Sannio Falanghina è città europea del vino 2019. I comuni di Castelvenere, Guardia San Framondi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso sul palco d'Europa per la produzione di vino. Si è tenuta sabato 16 febbraio la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne tra le cittadine portoghesi di Torrevedras e Alanquer, città europea del vino 2018, e i cinque borghi del Sannio. La cerimonia si è svolta al complesso San Vittorino di Benevento, alla presenza dei vertici dell'Associazione Nazionale delle Città del Vino, quelli di Recevin, la rete europea delle città del vino, i rappresentanti istituzionali, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella. Una grande opportunità economica per il Sannio, per un comparto produttivo come quello vinicolo che è estremamente importante. Abbiamo nel Beneventano il 50% delle produzioni vinicole di tutta la regione Campania, 11.000 aziende, 10.000 ettari, quindi veramente un settore all'avanguardia. Abbiamo lavorato in questi mesi per avere questo riconoscimento europeo e stiamo lavorando ormai da anni per promuovere le nostre produzioni a Vinitaly, a Verona, a Düsseldorf. Con il prossimo piano di sviluppo rurale incentiveremo ancora di più le aziende agricole, difendendo prodotti che sono diventati ormai di assoluta eccellenza, a cominciare dalla Falanghina del Sannio, che è ormai un marchio internazionale. Dobbiamo sempre far crescere le eccellenze, i prodotti a marchio. I prodotti a marchio nel campo vinicolo sono il 30% ancora, quindi dobbiamo elevare ancora la qualità e quindi le possibilità di commercializzazione. Ma credo che ci sia una prospettiva davvero molto interessante. Un'attenzione che speriamo sia notevole, una zoomata sulla nostra realtà, non soltanto di quella vinicola, ma anche sulla realtà dell'intera provincia. E quindi speriamo che questo anno sia un anno fervoroso e che possiamo non soltanto competere sul piano della scena europea con il vino, ma anche con altri prodotti di qualità. Nell'enogastronomia beneventana e sannita è eccellente. E ci auguriamo che questo, assieme all'attrazione dei monumenti, all'attrazione sacra che è San Pio, insomma, si possa riscoprire una realtà delle aree interne che credo abbia qualità e eccellenze straordinarie. La Falanghina credo che sia un vino che abbia tutte quante le qualità e le caratteristiche per essere un vino da mettere sul tavolo dei cittadini e delle cittadine europee, non soltanto cittadini europee, perché so che esportano anche fuori dall'Europa, quindi siamo molto orgogliosi di questo, orgogliosi i nostri contadini, i nostri coltivatori, quelli che si interessano di questi problemi, le associazioni, un intero mondo, insomma, questo valutandolo senza alcuna partigianeria. La Falanghina è un ottimo vino, quindi diciamo a tutti bevetelo, venite dalle vostre parti e bevetelo con noi.